Il palazzo Exenel, ribattezzato Chiaia Napolitano, sede di Scienze della Formazione, è illuminato a giorno e speriamo lo sarà anche Piazza Cesare Battisti per tornare ad essere spazio di aggregazione, dice il rettore Uricchio. Sull'edificio del Murattiano a Bari, vandalizzato e saccheggiato la notte del 4 gennaio scorso, scorrono le immagini di quella barbarie e di studenti che alla violenza non ci stanno. All'ombra del palazzo, per l'iniziativa Uniba a porte aperte, si ritrovano istituzioni, studenti, docenti, Arma dei Carabinieri. Si suona e si leggono poesie. Uniti insieme per reagire al furto, per dare il giusto valore al tempio della cultura, affidandolo al controllo sociale. Quindi una festa, ma anche un'occasione per riflettere su un gesto scellerato che è anche un attentato nei confronti della cultura, della formazione e del futuro dei nostri giovani. E questi atti così sconsiderati, scellerati, rappresentano una ferita per tutti, soprattutto perché toccano molto da vicino i nostri ragazzi, non possono vedere tutta la comunità impegnata. Da pochissimi giorni è partita la raccolta fondi lanciata dall'università, basta anche un piccolo contributo, ricorda il direttore del dipartimento, la professoressa Cassiba, per dare una mano a riacquistare computer e arredi rubati o distrutti. I dati sono disponibili sul sito dell'università. Le indagini intanto vanno avanti, acquisite le videocamere non solo della zona circostante, ma di altre aree limitrofe. Abbiamo sul campo i carabinieri della compagnia di Baricentro, del luogo investigativo, con la sezione investigazione scientifiche, perché abbiamo raccolto delle tracce che possono essere utili all'indagine.